ansia. L'almanacco del giorno dopo. Allora, Mao, vediamo che abbiamo quest'oggi nel nostro almanacco. Buongiorno Freedom, ben arrivato. Ah, ma che bello. Si canta, si ride. Allora, vediamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Franco? Pronto. Sì, pronto, mi sentite? La sento. Pronto. Sì, pronto, sì, ragazzi. La sentiamo. Sì, sì. Benissimo. Salve, Regitano. Salve, salve a tutti, come state? State buono? Ma più o meno, guarda, non entriamo in questi particolari. Ecco, vede, non entriamo in questi particolari. Io le do una risposta. Capisco. Benissimo. Capisco. Mi dispiace, venite in Calabria, che qua si sta bene, ragazzi. Vabbè, ma lì è come qua, eh. No, poi ve lo spiego. Comunque, io prima di iniziare l'almanacco, c'ho una sorpresa, perché oggi è un grande giorno, c'è stato un ritrovato del primo dipinto di Silvio Suriaca, aveva 6 anni, ve lo faccio vedere. Sì. A vedere, scusi, non si vede? Si vede bene. Ah, ecco, questo è il primo. Oh, Madonna, la prego! Il primo dipinto di Suriaca. Si vede, sì, una mano ancora. Il primo dipinto, aveva 6 anni, adesso è un dipinto ad olio su tela, mostra il livello che il Suriaca aveva innatamente nel riprodurre l'attimo di luce, sì, cioè il momento... Bravissimo, il momento in cui la luce cambia tutto e l'artista riesce a catturarlo perfettamente rappresentandola. Non so se si vede. Si vede. Fatto tutto a olio, aveva 6 anni, c'è anche la data. Silvio Suriaca. Ecco. Bene, partiamo subito con l'almanacco. Solo una domanda. Quello era il primo Suriaca, io la prego di non farci vedere l'ultimo, perché dipinge su burro, se quello era olio, va bene. Guardi, è bello però partire con una citazione da Bernardo Bertolucci dei tempi andati, con la grande polemica. Dicevamo. Schneider. Dica. Partiamo subito con l'almanacco, non perdiamo altro tempo. Giusto. Oggi, venerdì 22 maggio, domani sarà sabato 23 maggio. Beh. Il sole sorge all'isola di Capo Rizzuto alle 5.48, inga, salza presto, e tramonta alle 21.04, il culmine alle 13.26. Quindi ci vediamo in spiaggia verso le 13:12:50, portate soppressate, maranzane che mangiamo in spiaggia. Ha capito questi calabresi. Il sole è l'unico che lavora tanto lì da voi, perché dalle 5 il sole è staccanovista, diciamo. Del giorno 15 ore e 16 minuti. Io manco gli aerei voglio prendere alle 5:48, si immagini. La luna si leva alle 6.25 con azimut a 69 gradi e cala alle 21.53 con azimut a 90 gradi. Luna nuova visibile al 3%. Vi ricordiamo che nel cielo di questa notte Venere incontra Mercurio. Dove si vedono? Che è tutto chiuso, scusi, ancora fino a domani. Dicendo? Nel cielo. Ah. Frido, ma dove vive? Mercurio, il pianeta più piccolo del sistema solare. Ci devo dire tutto, lo sa qual è il più grande? Ma senta, non venga a fare lezioni di astrologia noi. Ecco, per Mercurio è il pianeta più piccolo, incontra Venere. Dopo la congiunzione di Venere e Mercurio, la Luna farà visita ai due pianeti
e dopo il tramonto danzeranno tutti insieme nel cielo, un drink e poi tutti a fottere. Vedi che appunto si incontrano all'aperitivo, dottore. E va bene, hai ragione. Grande, te lo dico, è Giove, così giusto per sapere. La Chiesa festeggia. San sottoposto, ipnotizzato, lobotomizzato, mascherato martire da Roma. Protettore dei bonus governativi e dei poveri illusi. Auguri a Arturo Vidal, Franco Lechner, il famoso Bombolo. Bombolo. La bellissima Naomi Campbell, che è nostra amica già da tanti anni. Quanti ricordi? La bellissima Tania Twist, il fenomenale DJ Frangetta ed il talk show più famoso del 2020, Accasando, che compie 66 giorni. Che meraviglia. Benissimo. Domani avvenne. Il 23 gennaio 1962. 23 maggio, scusi. Il 23 maggio 1962. Il chimico italo-americano Rocco Calvin Little Steven sintetizzò dalla cicloesilamina una nuova molecola totalmente sintetica, la chetamina. Originariamente, la conosci, dottore? No, ne ho sentito parlare. No. Lui ascolta Bischeta. Certo. Originariamente nata come anestetico e analgesico per uomini ed animali, successivamente si notarono gli effetti psichedelici, allucinogeni ed euforici. Proprio grazie a questi effetti, la chetamina è detta droga d'abuso. È vero, Freedom? Da uso? D'abuso. Abuso. Come ce la metti nei bicchieri nelle discoteche alle ragazze e poi vai e ci metti le mani? Io pensavo, sa che in Liguria il buso, cioè c'è un modo di dire noi siamo aperti. Nel 1970 la chetamina fu approvata dagli Stati Uniti come anestetico generale e utilizzata nella guerra in Vietnam. Al termine degli anni 70 il suo uso si diffuse rapidamente in tutti gli ambienti, grazie anche a due libri in cui erano descritti gli effetti. The Sciences di John Biancaneve. No, e Journeys into the Bright World di Marcia Moore. La chetamina agisce sul sistema nervoso centrale simpatico, è quello che fa ridere, insomma, influenzando i pensieri, la percezione del dolore, lo spazio, il tempo, è spesso assunta assieme ad allucinogeni o anfetamine. Per fare un bel cocktail. Gli effetti sono difficoltà nel tradurre il pensiero in parole, dissoluzione parziale dell'ambiente circostante, estensione del tempo e dello spazio, dipanamento della memoria, percezione alterata del proprio corpo e stati di separazione della mente dal corpo, portando a stati allucinatori profondi, definite esperienze extracorporee. Grazie a tutto ciò è molto utilizzata nelle serate rave, in varie discoteche e, indovinate un po', nelle serate di DJ Vale. Pubblicità! Pubblicità, ecco, grazie che gliela fa anche a DJ Vale. Ma scusi, a me questo nostro astrologo mi piace, perché sembra che dica delle cose e invece dice proprio la verità. Certo. Io adesso stavo guardando sotto l'enciclopedia, no? Ecco, vabbè, allora va a fare il bagno, cacao meravigliato. Continua a parlare, Frido, continua a parlare. No, perché a quel punto mandiamo in vacca la cosa. Lei ha detto delle cose scientifiche, quando ormai c'è pieno di virologi che non capiscono più che cosa andare a raccontare. Ma anche quello è scientifico. Ma perché non chiamano lei, Reggitano? Io sono informatico, matematico e chimico. Glielo volevo dire. Ha voglia di dare una chiusura a questa rubrica. Ha voglia di andiamo avanti, ecco. No, ci sono ancora due parti. Ecco pure.
Si è pure incagliato, ecco, mi sa che siamo qua. Rubrica, a proposito, io sono quello che lei aveva chiesto, Bene, grazie. Ok, va bene? Certo, sì. Ok, perfetto. Rubrica del giorno, le erbe. Come coltivare le piante a casa. Coltivare, sì, la cannabis è un modo divertente ed economico di riempire i barattoli con bellissime gemme. La marijuana è una pianta robusta e profumata, in grado di crescere in vari climi, serre, giardini e appartamenti. Scegliere dei semi di prima qualità è fondamentale. Sativa, indica, ruderalis, tutto a portata di clicchi. La marijuana ama il sole diretto, un buon ricircolo d'aria, un terreno misto con fibra di cocco, perlite o vermiculite e tanta acqua. Va bene, dopo noi la ringraziamo, cioè se ha voglia anche di parlarci dell'eroina abbiamo fatto tombola. Ecco. No, e oggi è la rubrica sulle erbe, scusate, che vi devo dire? La pianta avvia il suo metabolismo dopo la luce, diciamo che supera 12 ore, e quando va giù il sole di fine estate inizia a fiorire, producendo dei fiori bellissimi e profumatissimi. Ma chiudiamo con la citazione d'autore scritta da me medesimo di mio pugno di mano. Prego. Prego. Cinto il maggio di fiori e di verdura, in fase 3 di un inganno che da troppo tempo dura. Tra il sonare e il cantar gode e si ingrassa, togliendoci il piacer che presto passa. Rimborsi d'ogni specie ed avvilenti, fra puttane, droghe e tangenti. I cavalieri senza colpa, con il loro andazzo, buffoni di corte, ospiti da fazio. O sapete che vi dico? Che mi avete rotto il cazzo. Arrivederci, Antopolo. No, ma non si arrabbi. Non si... Sì, arrivederci, ma non si arrabbi, non si arrabbi. No. Anzi, che c'è? Resti lì, mi faccia la cortesia, resti lì per cortesia, poi le spiego. Ma andiamo con la sigla, anche se ormai sono le 5:30. Shai la 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 la, shai la 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 la, incomincia a casando. Va bene, anche se ormai è iniziata da mezz'ora a casando, allora grazie al nostro Franco Regitano, resti lì Franco, perché poi devo fare una proposta a tutti e tre, ma prima mi consenta, Mao, mi scusi, lo dico anche al nostro ospite, a Frido, di lanciare un appello al nostro pubblico. Stiamo cercando un nome per il programma che andremo a fare a partire dalla prossima settimana, cioè quella ancora che viene, perché terminerà a Casanto, e quindi faremo un appuntamento settimanale favoloso, però ci manca un ingrediente, e è fondamentale, il titolo, ecco. Lei ha degli spunti, Freedom? Mi piace quando lei dice incretiente, perché parla di un ingrediente incredibile, crea questa crasi tra l'ingrediente e l'incredibilità del fatto che noi, più o meno tutti a 50 anni, a parte il regista, siamo ancora qui davanti, devo dire, perché poi c'è il counter, a migliaia ogni tanto di persone, a fare i cazzoni. Questo è anche un termine medico, e qua ho un volume che parla chiaro. Sì. È Insanity. Allora, io un nome ce l'avrei, dottore. Ecco, ci faccia sapere la sua, perché stiamo facendo un censimento. Allora, anche in relazione alle indicazioni chimiche, batteriologiche, e soprattutto alla profonda conoscenza della materia, appunto allucinatoria, di Franco Regitano, io lo chiamerei Ketaclisma. Cioè, non si che cataclisma, cheta, da chetamina, clisma, da appunto rottura degli schemi, di paradigmi, citando Imre Lakatos,
noi stiamo entrando in un nuovo paradigma, dottore, cioè questa è una frangente spazio-temporale che richiede un cambio di paradigma. Io ho trovato l'aria irrespirabile, abbiamo detto che torneremo tutti migliori, a me sembra che stiamo peggiorando. Io oggi sono andato, ho incontrato mio fratello, non sapevamo cosa mangiare perché non si può ancora sedersi, volevamo, e insomma ci hanno proposto una bottiglia di vino in abbinata a questi due panini perché erano 5 anni di ricorrenza del locale. Noi abbiamo preso questa bottiglia, ci sentivamo degli alcolizzati e quindi ci siamo rifugiati poi in un'abitazione a mangiare. Secondo me noi non stiamo andando verso il meglio, stiamo andando verso il peggio. Va bene, grazie Freedom. Io voglio chiedere la stessa cosa a Mao. Lei ha avuto un'idea sul nome da dare a questo programma e soprattutto ho capito che almeno ha trovato la divisa che useremo per fare il programma, ovvero questi camiciotti a quadretti. È perfetto oggi, perché lo deve criticare? Ma no, ma non lo critica, perché è giusto per... È solo un po' di invidiosia, è un po' di invidiosia che lui ce n'ha solo una di camicia, ma è di velluto, non lo sa può mettere mai. Comunque, guardi dottore, sì, ci sto pensando, però visto l'andazzo io avrei immaginato un rotolando, poi vedrei. Rotolando. Ecco, io la stessa cosa la chiedo anche a Franco Regitano, ecco, pregherei di non fare un testo di chimica, ecco, ce lo dica in due parole se riesce. Sintetizzo, allucinando. Allucinando, ecco, usiamo sempre... Se lo facciamo di giorno sì, però se lo facciamo di sera, allucinando no. Di sera diventa, di sera sintetizzando. Serando è bella, sembra una macchina. Anche bella, serando anche bella, e fosse di mattina, mattinando, comunque abbiamo capito più o meno il meccanismo. Ecco. A lei l'idea ce l'ha, e dolciando? Allora, io sto, quello sarà lo sponsor, perché come ha ben anche rappresentato Franco Regitano, io e lui stiamo lavorando, quello è il famoloso cacao della Dolcianto, vi devo dire la verità, cacao al 100%, quello solo quando apri la scatola ti caghi addosso, te lo dico proprio per certo. Comunque, detto questo, a chi lo dici? Ti faccio vedere cosa delle medicine. Va bene. Allora, detto questo, io devo chiedervi una cosa. Intanto diciamo al pubblico, scrivete, dateci delle indicazioni, dateci i vostri input, perché noi il pubblico... Dottore, faccio un appello vero e proprio, questo è un concorso. Vince, facciamo un concorso oltre al quiz, chi vince verrà poi eletto il suo nome per il programma. Esattamente, verrà detto il nome del regista e poi devo essere sincero, io mi sposto per... Dove va? Mi sposto in giro per la mia proprietà, ecco, sì. E in regalo... Che cos'è? Questo un magnetino da mettere sul frigo, ma vai via, un bel frigorifero, vede qua. Un bel frigorifero, bellissimo. Faccio vedere anche la marca, non so se si vede. No, non la faccio vedere, la marca. Quello è un frigorifero che arriva da Cuba. Perché questo è double fast, da una parte frigorifero e qui scalda talmente tanto che se metti le bistecche te le fa, senti che roba, non riesco a appoggiare la mano. È importante, bene, questa cosa qua. È un combinato. Comunque regaleremo un bel frigorifero, scusate se vi ho portato in giro per la mia proprietà. Va bene. Allora, Sergio Olivatto, che è il nostro regista, prenderà nota, scrivete, è seria questa cosa qua, sì, quindi seria. Dateci un'idea e io devo chiedervi un favore, lo chiedo a lei Franco, lo chiedo a lei Mao, sì, collega e amico, lo chiedo a Franco, collega e amico, e anche a Frido, un collega e amico. Voi dovete farmi un piacere, noi la prossima settimana, giovedì, finiamo, sarà l'ultimo appuntamento. Spero di raggiungere, che raggiungiamo le 5.000 visualizzazioni, non sarà semplice, però faremo una grande, quella di giovedì sarà veramente un grande appuntamento. Però voi mi dovete
lasciare con un segno positivo di amicizia. Ecco, quello che io vi chiedo, se per cortesia riusciamo una volta a completare una cosa che abbiamo iniziato assieme, ovvero il radiodramma. No, vabbè, non esageri però, scusi. Non esageri ragazzi, adesso. Ragazzi, altra volta, altra volta. Va bene, allora scusate, se non lo vogliamo fare è giusto che non si faccia, ecco, allora non lo facciamo. Io sono un professionista e certe cose, guarda, ho fatto un favore, però sono un professionista serio. Non viene bene poi, non è contento neanche lei, dottore, lasciamo perdere. Va bene, ma io la ringrazio anche lei. Lei, Frido, è chiaro com'è, qual è la sua risposta. Peccato, perché questa era veramente bella, anche semplice da recitare, dico, anche tre scalzacani come voi. Vabbè, facciamo quattro, scusi, perché non è che lei, voglio dire. Va bene, però se non la vogliamo fare, facciamo allora le solite rubriche, vi faccio i grigi grigi. Peccato, vabbè, non faccia così adesso, non è che se la deve prendere, siamo bella, arrivati alla fine. Era adesso bella. Si deve farne una questione personale, per carità, però. Va bene, allora la sembra facciamo. Una facciamo. Come la facciamo? No, no. Ah, non avete detto la facciamo? Beh, abbiamo detto non si arrabbi, non la prenda come una cosa personale, non so se... Allora cari amici, per volere mio e dell'azienda che rappresento, l'addolcianto, per dare maggior peso, ecco, per dare maggior peso specifico e culturale a questa nostra trasmissione che è a Casanto, abbiamo portato i grandi classici del romanzo, pensate, su Skype. Ecco, nessuno aveva mai portato su Skype il romanzo. Qui fate quella battuta perché a me mi fa ridere, non so chi l'aveva fatta, forse era Mao, ecco, che era un motivo, ci sarà, un motivo ci sarà, ma non volevo insistere perché già l'abbiamo abbastanza bastonato, sbagliati, sviscerati, sì, ecco, va bene. Allora questo io avrei potuto scegliere, visto le vostre capacità artistiche, di iniziare con un'Anna Karenina di Tolstoj, oppure col Conte di Montecristo, poi ho detto ma sai, Dumas, i Miserabili di Vittor Hugo, siamo perfetti, Dottor Zivago di Pasternak, però è un po' troppo autoreferenziale, quindi capolavoro. E poi Premossi Sposi, invece no, ho voluto iniziare con un grande autore, l'abbiamo studiato tutti a scuola, si studia al ginnasio, si studia alle medie, chiunque si studia nei migliori licei. Sto parlando del Berga. Grande. No, più io grande. Io pensavo Manzoni, D'Annunzio, la colonna infame. No, più sto parlando, scusate amici, vi anticipo. È un contemporaneo. Contemporaneo è del Settecento. Allora, non è contemporaneo. Va bene, e allora se lei mi diceva è contemporaneo allo bue, dicevo è contemporaneo, quindi metta sempre il soggetto. Comunque, stiamo parlando del grande Claude Vimercato di Chateau Rivière. Claude Vimercato di Chateau Rivière, questo grande, che l'abbiamo studiato tutti a scuola. Mai sentito. Ma chi l'ha studiato? Ecco, sentito un formaggio che se c'era quel nome lì, ma non niente di... Sì, ma io la pregherei di fare... della Provenza, ragione. Non fate gli spiritosi, non è Chateau Rivière, ecco, e non è un formaggio, ma è un grande scrittore. Comunque, tratto dal romanzo Non aprite quella finestra che mi scappa l'ispirazione, per la regia di Gabriele Lavia e Dero Spagni, abbiamo voluto fare insieme a due amici, ecco, bravissimi, questo adattamento insieme a Vacis e Sciaccaluga, ecco, insieme a loro due. Vacis, che ha fatto anche una bella proposta sul teatro, però insomma, scusi dottore, io non ci credo a questa iniziativa. E allora cari amici, io ve lo svelo per la regia di Gabriele Vacis Ero Spagni. No, dai. Presentiamo questo bellissimo, l'ultima puntata di questo bellissimo dramma. Personaggi e interpreti,
avvocato Ludovic Bresson, Ludo. Mao. Ah, lo fa Mao stavolta? Sì, lo fa Mao perché a far la donna sembrava un trans, non era. Quindi io parlo finalmente questa volta. Non interrompa, Frido Maman Laden Bresson, ovvero Maman. Capitan Freedom. No, ma scusi, avevano detto di no questa volta. Freedom. Faccia la gentilezza. È capazia femmina, ma stiamo scherzando. Ma non è contro le donne, amo la follia, ma dico, ma a un certo punto però lasciamo le donne fare le donne. E non ne abbiamo, appunto, non ne abbiamo, Freedom, non ne abbiamo in casa. Ecco. E chiudiamo con il piccolo Albin Hugo Bresson, interpretato da Frangu Regitano. La musica è di Paolo Serazzi e Vangelis, la voce narrante del dottor Lo Sapio. Prima di cominciare volevo ricordare al nostro pubblico che il romanzo è recitato da attori non professionisti, forse questo non vi dà modo di accorgervene, a parte la voce fuori campo, che è un professionista. Ma chi? Ma scusi, ma perché ma è proprio fuori campo, non c'è fuori campo. È la testa. Inizio della terza e ultima puntata. Guarda, io lo faccio, scusi se la interrompo, lo faccio solo perché appunto ho introdotto prima quel tema della bottiglia che ci hanno dato e noi, non visto che non c'era l'acqua, l'abbiamo poi presa, ste bollicine, quindi io sono leggermente, perché sono una settimana in dieta, che leggermente... Un po' brillo. Esatto, quindi mi presto a questo gioco, però vorrei che lei dicesse che noi siamo anche altro, oltre a questa miserrima immagine che diamo di noi dentro a Casando, dentro... noi siamo anche altro, lo può dire questo dottore? Va bene, loro sono anche altro e dimostratelo voi anche con le vostre benefatte, va bene. Inizio dalla terza e ultima puntata, anche perché è tardissimo, il regista si sta ammazzando. Parigi. Una normale mattina d'inverno nella capitale francese. Il borbottio del caffè sul gas e l'odore dei croissant fanno da cornice a questo piccolo dramma familiare che si sta consumando dopo l'acquisto del primo personal computer in una famiglia della media borghesia parigina, del quarto arrondissement della suddetta città. Inizio della terza e ultima puntata. Prego. Ce la fai? Prego, Freedom. Scusi, tocca a me? Sì. Quindi io devo fare la donna? L'aveva detto, ma perché interrompe? Ecco, così è un po' credibile, va bene, va bene. Prendo questo shantung, va bene? Va bene, usi lo shantou. Puoi avere... Scusi la voce. Sì, ho sentito, è partito già di merda, Frido, ecco. Ma non so, ma lei ci mette delle condizioni veramente drammatiche. Vabbè, non è che ti sto facendo recitare dentro il frigo, e se ti va via la voce sono problemi tuoi, dai, forza. Puoi avere la compiacenza di spiegarmi per quale motivo io non posso accedere a quel dannato computer? No, nulla da spiegarti, mia cara. No. Scusi, Mao, è il maschio lei, Vabbè. No, nulla da spiegarti, mia cara. Un po' più virile. Non si tocca e basta. Non si tocca e basta. Non si tocca e basta. Ecco. Frido, dove è finito? A spegnere la luce. Scusi, Frido, cerchi... Ma quello doveva pensarci anche prima. Non cerchi di camuffarsi, sanno tutti che è Freedom. Ecco. Ma solo per un attimo, volante, il tempo di andare sul sito di Media Shopping per acquistare una gelatiera del Carpigiani. E anche la rivista... Freedom, lo dica, la prego, è il testo. È il testo. La gelato della Carpigiani, la gelatiera Carpigiani e anche la rivista A tutto culo. Non voglio, ma non lo voglio dire, l'avevo scritto io dettato. Specializzata nel suo
Ma che del suo? Specializzata nel consolidamento dei glutei e gambe. No, rassodamento, ma perché deve improvvisare? Regga bene, scusi. È caldo sto shantung. Allora, riprendo. La rivista Tito Chilo, specializzata nel rassodamento dei glutei e delle gambe, ho il chilo talmente floscio che ieri col gluteo sinistro mentre camminavo ho fatto lo sgambetto en passante. Ragazzi, oh. No, ragazzi, fa veramente schifo. Io interromperei lì, perché state facendo veramente pena. Ma poi veloce. Ma io sono veloce, ma se voi parlate, scusate, faccia fare. Vabbè, ma è free, dai, vada. Ho detto di no. Ti prego di non insistere. Mi incasini tutte le app, anche il piccolo Alben. Mi sa che ha trafficato altro che TikTok. Mi sa che tuo figlio fa toc toc sull'elaboratore. Faccia così con la mano. Mi sa che suo figlio fa toc. No, no, toc toc. Non è che bussa la porta. Fa toc toc. Ma no, la prego, dottore. Ma non si possono fare, ragazzi. Io cercavo il minimo, metti che ci ascoltano. Ma... va toc toc. Una pugnetta. Vabbè, però poi si passa da una pugnetta. Allora, ragazzi, non è che un attore discute il testo. Scusate, anche voi, ma sta venendo uno schifo. Ma lo sto interpretando, scusi. Allora via la battuta. Mi sa che tuo figlio fa toc toc sul computer. Vada, Freedom. Alben, Maialin. No, scusi, Maialin. Che Maialin, non è Veneto. Alben, maiale. Alben, maial, almeno usalo bene quel computer, quell'ordinatore. Devi scrivere esattamente... No, dottore, non ce la faccio. La prego. Usalo bene. Devi scrivere esattamente anal, non anas. Ecco perché l'altro giorno eri coi pantaloni alla zuava davanti a un viadotto dell'Aurelia. Tra me e me ho pensato, vorrà fare il progettista da grande. Sto porcon. Dottore, sì. Ah no, lei, guarda Frido, lei doveva fare così, scusi, adesso io non voglio insegnare nessuno. Alben, maiale, almeno usalo bene quel computer, devi scrivere giusto, anal, non anas. Ecco perché l'altro giorno eri coi pantaloni scaduti davanti al viadotto dell'Aurelia. Ho pensato, ma vorrà fare il progettista da grande, sto porco, vede? Proprio bravo, dottore, è la sua parte questa, è la sua parte, quella da donna. Bellissima, l'ha fatta benissimo. L'ha fatta bene, eh. Ecco, vada. A voce alta e sgomenta. No, mamma. Scusi, partiamo già, ma quello era tra parentesi. Ma era come deve farla, voce alta. Scusi, però anche lei, Ha ragione, ha ragione. Ma che schifo. Ha ragione, ha ragione. Lo shantung o no? No, lo tengo, ormai è finito. Credo, non ci faccio perdere altro tempo, che io stasera devo andare a mettere i dischi dagli anziani alla Fiat. Forza. Mamma, ti prego, non mi sgridare, così mi fai venire dei traumi. Sono in una fase delicata della crescita. Ora singhiozzo. Sì, ma no, ma lei lo deve fare, non lo deve leggere. Ora singhiozzo, cioè... lo devo fare. Ma sono in una fase delicata della crescita. Però non è male, Mao, subito. Insomma, basta, finitela. Il computer non si tocca. Vorrà dire che metterò una password segreta. Ah sì? Guarda Ludo, se lo fai è finita tra noi. Ti lascio e torno da mamma. Lei ha un netbook, sicuramente me lo farà usare. Mamma! Papà! No, scusi, papan non c'entra niente. Maman, vabbè, papà, era per usare un poco di francese, no? Per fare la cosa del francese. Maman, un popò. Basta litigare, fate la pace. Ora vado su YouTube e metto Non ci lasceremo mai di Guess e Dorighezzi. So che è la vostra canzone d'amore preferita. Bella. Alben, Ugo, come cazzo ti chiami? No, non aprite quel file. Guarda, io rido per non piangere. No. Rido per non piangere. Scusate, devo dare io l'ultima battuta. Fine
del terzo e ultimo atto. Ah. Guarda che faccia. Dai, comunque non mi è piaciuto. Io dico, io mi sono vergognato. Allora, io dico questo, aveva ragione, è duro ammetterlo, però l'unico attore professionista è lei. Io non capisco perché non fa un monologo. Io abbiamo visto anche Michele Di Mauro, un vero attore, che ha dato prova di sé, ha coinvolto, tra l'altro hanno fatto addirittura un film dalle varie case e ha coinvolto altri attori. Io so che voi attori avete bisogno di altri attori, nonostante vogliate esprimere la vostra arte, però dico, scusi, chiami degli attori. Perché deve importunare noi? Noi siamo conduttori radiofonici, entertainer, ma non, cosa fa Regitano? Guardate, io... Devo andare un attimo a fare un prelievo. No, aspetti ancora un secondo. Scusate se vi ho coinvolto, volevo farlo con voi per portare, è vero, questo programma a un livello più alto, però non si può cavare del sangue da una rapa. E quindi ma ogni volta lo fa per mortificarci. Poi addirittura a Regitano legge le parti come in Non Udenti, cioè legge le parti adesso ride, cioè non è possibile. Sì, va bene, ma non è colpa mia. È lui che disattendo. Comunque andiamo a chiudere questa bellissima puntata con il nostro quiz. Mi pregherei di rimanere lì perché siete parte integrale, integrante del quiz. Allora, 4x4, le materie quest'oggi sono le seguenti: i fiori dell'Arkansas, la legge Rognoni la Torre è attuale, frasi storiche ed aforismi da vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre del Mahatma Gandhi, a ogni culo il suo prurito di Savino Pue. Poi andiamo avanti con l'influenza del distanziamento sociale sulla vita di Robinson Crusoe. Robinson. Fake news, Burioni è uno scienziato. Andrei a chiudere con i grandi sociologi del Novecento, da Fauconnet a Vito Miccolis e Icardi. No. Oh. Scusi, il calciatore. Manca una, eh? No, Icardi. Staccato Cardi o Icardi? Il Cardo, non Icardi. Ma perché non si può dire al plurale? Ma no, perché non si capisce. Perché sennò allora oggi c'è le varietà di Cardo. Non ho capito. Vabbè, metti i puntini sulla I quando ha recitato che ha fatto uno schifo totale, va bene. Non è caso, sta voce non è che può fare. Va bene, scusi, e la minchia non c'è? No, la minchia questa settimana non l'abbiamo voluta fare perché si sta inflazionando. No, perché ho degli amici che ascoltano, li eravamo preparati sulla minchia, va bene. Va bene, gli dica di chiamarla la prossima settimana. C'eravamo salvati in corner e lei invece ha voluto ritirare dentro. È Regitano, non io. Va bene, allora Mao, vediamo qual è la materia da scegliere. Il pubblico ha scelto, forse proprio perché ne abbiamo parlato adesso, Icardi. Allora ha scelto la domanda doppia. Due cardi, quindi sono due cardi, no? No, sono i cardini, non ho capito. domanda doppia di attualità. Ecco. La moglie di Cardi allora. No, perché il nostro algoritmo ha fatto venire fuori attualità. Quindi è attualità. Allora, vabbè. Allora, cari amici, due sono le domande. Quale tra questi soggetti cinque che vado a presentarvi hanno maggior possibilità di la maggior possibilità di farcela nella vita? Quindi quale tra questi cinque soggetti ha una possibilità più degli altri di farcela nella vita e quali potrebbero invece finire la loro esistenza in un ospizio e chi invece in un ecocentro? Ecco, questa è la domanda. Allora, quali tra questi cinque soggetti ha più possibilità di farcela nella vita? Soggetto A, alzi la mano Regitano. Siamo noi in mezzo. Soggetto B, alzi la mano Freedom.
soggetto C, alzi la mano Mao, soggetto D, dottor Lo Sapio, ABCD, soggetto E. Ma chi è? Pisciaturo. È Pisciaturo. Allora, quali tra questi cinque soggetti ha più possibilità di farcela nella vita e quali finiranno all'ospizio e chi in un ecocentro? Ecco, questa è la domanda di quest'oggi. Domanda doppia, appunto. Domanda doppia. Scrivete. Scrivete, sì, scrivete, scrivete, vabbè, vabbè, stia fermo, dottore, che è arrivato il finale. Siamo ben oltre. Ci abbiamo il regista che è andato via, ci ha lasciato qua da soli. Ma può ricordare lei che c'è il lancio del nome, del naming? Cioè, certo, stiamo cercando il nome per il programma che faremo, diciamo, non la prossima settimana, quando concluderemo a Casando, ma da quella successiva. Sarà un programma settimanale, sarà un programma di grandi sorprese e sarà un programma anche un po' musicale. Sì, dove l'ha rubato quel libretto di lavoro, visto che qui... Noi li produciamo, chiunque ne volesse uno, li vendiamo. E lo dica, saremo insieme, cioè saremo nella stessa casa, diciamo. Sì, saremo nella stessa casa e avremo anche qualche persona, perché non abbiamo gli studi purtroppo della ABC, e quindi alcuni saranno a casa loro, però saremo in tanti, sì. Saremo finalmente in tanti. Ci ha dato degli studios, dottore, lo dico, dai. Sì, 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 dagli studios di Corto Corto. Capitan Frito, Franco Regita. Dottore, ci vediamo la prossima settimana per le ultime puntate di Accasando. Non ci resta che augurarvi un buon weekend e ci vediamo lunedì. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.